Allora io vi propongo subito due slide che poi sul vostro libro non ci sono, però saranno a nostra disposizione su Moodle. Strano che non ci sono sul vostro libro, perché una è abbastanza utile ed è questa. Se riesco a spostarmi. Ecco, una è quella che fa da sfondo praticamente, vedete? È un riepilogo, diciamo così, dei capitoli della trama dei Promessi Sposi, insomma. Quindi, vabbè, la utilizzeremo magari probabilmente quando salteremo, no? Nelle nostre letture, che ne so, dal capitolo 1 al capitolo 7, eccetera, tanto per sapere che cosa succede lì in mezzo, ok? E vabbè, qui chi l'ha fatto è un maniaco di Manzoni, perché, come vedete, addirittura, vedete come funziona, no, questa cosa? Nel capitolo primo c'è la data, in effetti Manzoni ce lo dice, in che giorno del 1628 inizia la sua storia. La data, addirittura l'ora, l'orario più o meno di quello che succede nel capitolo primo, dove siamo, e questo è un discorso che faremo anche con questa mappa, quali sono i personaggi del capitolo primo e poi quello che succede. Beh, può essere utile per, così, ripeto, come modo per, insomma, cucire, no, quando passiamo da un momento all'altro del romanzo, per vedere quello che succede nel frattempo. Ma invece quest'altra cosa, volevo allargarla un pochino, ecco, mi ricordo che da studente mi sarebbe sempre piaciuto, quando leggevo delle cose, quando mi proponevano delle cose, dove stiamo in effetti? E qui c'è, vedete, praticamente immaginatelo come il campo da gioco dei Promessi Sposi, cioè dove si svolgono i fatti, no? I fatti dei Promessi Sposi. E noi sicuramente nel primo capitolo che leggeremo la prossima volta, cominciamo qua da un paesino sul lago di Como, anzi sul ramo di Lecco, no? Del lago di Como, che è quella specie di Y, no? In Lombardia che si incunea fra le Alpi. E qualcuno dice che il paesino in cui tutto inizia, il paesino dove vivono, diciamo così, Renzo e Lucia, qualcuno l'ha identificato con quello che oggi si chiama Olate. Però, come sapete, non so se siete dei bravi lettori di Manzoni, ahimè, ai voi, sapete che Manzoni non ci dice il nome di quel paese, no? Quindi, vabbè, più o meno potrebbe essere un'identificazione. Ecco, qua intorno c'è il palazzo di Don Rodrigo, vedete? Non so se magari lo allarghiamo un po' in meglio. C'è il palazzo di Don Rodrigo, c'è anche il convento dove c'è Fra Cristoforo. Insomma, questi sono i dintorni della prima parte del romanzo, no? Prima che Renzo e Lucia, poverini, perseguitati da Don Rodrigo, sono costretti a lasciare praticamente il loro paese. E tra l'altro, non molto lontano c'è anche il castello dell'Innominato, che è quel personaggio diabolico all'inizio, poi addirittura angelico, che salva la situazione di Lucia, poi come vedremo. E a Lecco c'è anche, che era poi già a quei tempi un paese abbastanza grosso, c'è anche la guarnigione spagnola, perché come vedremo tra pochissimo, la Lombardia e mezza Italia a quei tempi, siamo nel 600, praticamente apparteneva al Regno di Spagna, quindi chi comandava in Italia erano gli spagnoli. E ovviamente stavo dicendo che Renzo e Lucia saranno costretti proprio perché Don Rodrigo è molto interessato a prendersi Lucia, saranno costretti a lasciare il loro paese. Ricordate, no, nella trama, più o meno, se ve la ricordate solo un pochino, nella vostra memoria ci sarà questa cosa. Una, vi ricordate, si deve allontanare abbastanza e va a Monza, dove dovrebbe esserci un convento che la ospita e dove dovrebbe essere al sicuro. Parlo al condizionale perché lì, insomma, invece verrà addirittura organizzato il suo rapimento, no? Dalla monaca di Monza, che è la superiora di quel convento, che non era proprio esattamente una santa. E invece vi ricordate che Renzo è costretto addirittura ad allontanarsi di più e va a Milano, dove però sarà coinvolto in degli scontri, perché in quel momento la situazione socio-economica della Lombardia è piuttosto complicata. E vabbè, poi quindi vi ricordate che lui, per le vicende che poi ricorderemo quando sarà il momento,
verrà addirittura scambiato dalla polizia spagnola come una specie di agitatore politico, e quindi viene addirittura costretto a quei tempi ad espatriare e andare a Bergamo, che era la Repubblica di Venezia, quindi era non era più, diciamo così, sotto la giurisdizione spagnola. Ma i due, no? Vi ricordate che alla fine si ricongiungeranno si ricongiungeranno proprio a Milano, presso quello che era il Lazzaretto, dove assisteranno alla morte per peste del loro persecutore Don Rodrigo, e potranno poi praticamente convolare, come si dice, a giuste nozze. Quindi ecco, magari questa slide, quando ci spostiamo da Olate o quello che fosse, insomma, ci servirà per vedere dove vanno i nostri amichetti, i nostri amici Renzo e Lucia. Bene, quindi questo era un po' tanto per rispolverare qualcosa della trama, che insomma poi lo faremo con più attenzione. Ecco, invece io volevo oggi propormi, un attimo che spostiamo tutto, ecco qua, volevo propormi alcune riflessioni su come funziona, insomma, che cosa rappresenta, come funziona il romanzo. E qui ecco, invece torniamo per fortuna a pagina 416 del vostro libro. Io l'ho un po' scarabocchiata come al solito, perché ovviamente mi serve insomma, che così durante la lezione sottolineare certi argomenti. Ok, allora noi riprendiamo la rincorsa da quello che diceva nei suoi scritti teorici Manzoni, no? Che diceva che per lui, adesso parliamo subito del genere letterario che stiamo praticando, no? Un romanzo storico è quello che vive attraverso riferimenti alla realtà storica di un certo periodo, no? E che vede anche, come dire, la discesa in campo di personaggi altrettanto storici. Poi sono mescolati anche a personaggi di fantasia, però i personaggi storici esistono dentro un romanzo, appunto, storico. O come mai, per mettere in pratica in maniera più efficace possibile la sua ricetta, no, del vero, dell'interessante e dell'utile, lui fa un romanzo storico. Come mai sceglie proprio questo genere? Tra l'altro, pensate che I Promessi Sposi sono stati scritti nella loro prima edizione nel 1821. Pensate che sono tra i primissimi romanzi italiani, proprio storici o non storici. Per ovvi motivi, la cultura neoclassica, no, la letteratura neoclassica non ha quasi mai fatto riferimento al genere romanzo. Eppure il genere romanzo circola in Europa dal 700, quindi i primissimi romanzi, che ne so, uno per tutti, no, è Robinson Crusoe, no, di Daniel Defoe, era stato un romanzo del 700 che funzionò molto anche come pubblico, eccetera. Ecco, diciamo che in quest'epoca gli intellettuali italiani, che sono assolutamente digiuni del romanzo, vedono però un modello che va molto di moda in Inghilterra. C'è un famosissimo e vendutissimo e lettissimo a quei tempi, una specie di Stephen King dell'epoca, scozzese, che si chiama Walter Scott, che è quello che ha inventato praticamente il genere romanzo storico, quindi romanzo che fa riferimento a fatti storici. Quindi Manzoni dice: ah, quasi quasi faccio qualcosa del genere, ripeto e sottolineo, mai fatta qui in Italia, e quindi così metto in pratica quello che dico io, perché se il romanzo è storico, fa riferimento a fatti storici, quindi funziona, no? Nella mia voglia di dire cose vere nei miei romanzi, beh, caspita, faccio un romanzo storico, è perfetto. Quindi I Promessi Sposi sono un romanzo storico. In che senso? Lui, Manzoni, quasi maniacalmente prende un'epoca storica italiana, che è il 600, quindi il XVII secolo, per i motivi che poi tra poco vedremo, e si sforza di rendere assolutamente credibile questo sfondo storico. Quindi studia praticamente opere storiografiche, cronache del tempo, biografie, testi letterari e religiosi, memorie, raccolte di leggi di quell'epoca lì, del 600 italiano, in modo che, no, il lettore poi sia messo, ovviamente da lui, in condizione di capire benissimo, dal punto di vista del costume, cioè dei comportamenti sociali, della mentalità, delle condizioni di vita di tutte le classi sociali, dei rapporti sociali ed economici,
come funzionava quel secolo in Italia. In Italia, nel campo da gioco che abbiamo visto prima, no? La Lombardia spagnola praticamente. Quindi diciamo che lui, prima di cominciare a buttare giù la sua storia, che aveva ovviamente ben presente, però si è sforzato di studiare il Seicento dal punto di vista storico, per non dire stupidaggini, no? Nella sua ricostruzione, che era il punto, diciamo, di partenza dell'operazione che lui vuole fare sulla verità, no? Sul vero, appunto. Seconda cosa che lui, tra virgolette, ruba da Walter Scott. I protagonisti di questa storia che c'è in mente di scrivere saranno grandi uomini, uomini famosi. Beh, quelli ci sono, però i protagonisti saranno gente normale, gente comune. Beh, Renzo e Lucia sono degli operai tessili, pensate un po' di quel tempo. E poi è chiaro che c'è gente come il governatore Ferrer di Milano, c'è il cardinale Federico Borromeo, c'è tutta gente anche storicamente esistita, però quella gente lì è più lo sfondo del racconto. Cioè, i veri protagonisti sono gente comune. Ed era anche questa la prima volta che la letteratura italiana compie un'operazione del genere. Insomma, anche qui la rottura con la cultura classica è evidente. Insomma, gli autori classicisti non consideravano degni d'attenzione gli avvenimenti che riguardavano l'esperienza quotidiana della gente come noi. Insomma. Okay? Quindi, oh, tra l'altro lui dice, sì, Walter Scott è un modello, però il mio collega Scott spesso si lascia andare a una certa disinvoltura, cioè una certa leggerezza, superficialità nel costruire lo sfondo storico. Io invece voglio essere più preciso, in effetti, insomma. E vedete, lui in una lettera al suo amico dice, voglio fare, no, a proposito dei miei personaggi, no, voglio essere così scrupoloso che voglio rendere questi personaggi da me inventati, però gente comune, insomma, ecco, aperte virgolette, così simili alla realtà che li si possa credere appartenenti ad una storia vera appena scoperta. In effetti, non so se vi ricordate, no? Però poi magari ci passiamo sopra quando leggiamo i brani tratti dal romanzo. Lui dice: ma questa storia non l'ho inventata io, ovviamente è una finzione, è un gioco che fa con noi lettori. Io ho trovato un manoscritto del Seicento dove si parla della storia di un certo Renzo Tramaglino e di una certa Lucia Mondella che furono perseguitati da un signorotto locale. Cioè, è chiaro che quindi quello che diceva il suo amico Furiel, no, poi lo fa funzionare come così, una finzione. Cioè lui dice, per rendere ancora più credibile la storia che io racconto nei Promessi Sposi, faccio finta, no? Ma è un gioco, lo sappiamo che non è vero, faccio finta di aver ritrovato questa cronaca del Seicento che racconta queste cose. Io, il mio unico compito è quello di rendere leggibili, no, queste vicende, traducendole in italiano di oggi, no, vicende che invece sono state raccontate da una vecchia cronaca che ho trovato per caso. Quindi, Io vedete. sapevo che fosse per motivi politici questa cosa, tipo No, che... no, 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 è un modo per rendere, capisci, credibile, ancora più credibile quello che lui racconta, insomma. Quindi. Oh, adesso la domanda sorgerebbe spontanea, dice, ma lui è un uomo dell'Ottocento, no? Ormai siamo in piena età moderna, ma che gliene importa di andare a pescare, no? Di andare ad ambientare la sua storia nel Seicento, cioè 2 secoli prima? La risposta ve la dà la slide, ve la do pure io, cerco almeno di darvela. Cioè, lui dice, ma il Seicento è un'epoca, andiamo subito, balziamo subito alla fine, no? Al bilancio che poi potremo fare. Cioè noi italiani in questo momento siamo, lo sappiamo, no? Abbiamo letto qualcosa di Foscolo e quindi sappiamo qual è la situazione. Non è cambiatissima, direi, no? Ai tempi di Manzoni. L'Italia non è né indipendente né unita, ok? Purtroppo l'Italia qui, oggi, ai tempi di Manzoni, vive sotto l'ala, diciamo così, sotto l'influenza piuttosto pesante dell'impero d'Austria. Sto parlando del presente di Manzoni, attenzione. Come sono nati i nostri problemi? Com'è che abbiamo perso la libertà e l'unità? Lui dice, guardate, è nato tutto nel Seicento. Le nostre difficoltà nascono tutte in quel maledetto secolo. E sempre in quella stessa lettera a Furiel, lui dice, ecco, aperte virgolette, sentite che dice, come mai il Seicento fa così schifo, diciamo, no? È da lì che nascono i problemi italiani, secondo Manzoni. Che
che cosa vede, diciamo, che troviamo se studiamo il 600 in Italia? Aperte virgolette, è Manzoni che parla, il governo più arbitrario combinato con l'anarchia feudale e l'anarchia popolare. Quindi già questo, politicamente, ma si capisce bene chi comanda. E poi chi comanda, cioè gli spagnoli, esercitano il loro potere in maniera assolutamente arbitraria, assolutamente irrazionale, cioè prepotenza, arroganza, eccetera. D'altra parte il popolo non sta meglio, non ci sono forme organizzate di resistenza agli spagnoli, assolutamente. Anarchia feudale che vuol dire i signorotti locali, che pure ci sono ancora allora in Lombardia, fanno quello che vogliono rispetto al potere centrale. Cioè non c'è quindi un potere centrale forte, tanto per capirci, è credibile. Poi una legislazione stupefacente per ciò che prescrive e per ciò che fa indovinare o racconta. Una mole di leggi, dice Manzoni, no? Che però si sovrappongono in maniera anche questa irrazionale, una sopra l'altra, non c'è la certezza della legge, del diritto. Quindi vince poi alla fine in questa situazione, ovviamente, sempre chi c'ha più forza, no? Il prepotente, il potente. Altro ingrediente del 600, un'ignoranza profonda, feroce, pretenziosa, delle classi con interessi e principi opposti, e poi la peste. Ecco, mescolate per benino tutta questa roba qui, ignoranza totale, no? Siamo molto prima dell'illuminismo, dice Manzoni, no? Classi spaccate, perché ogni classe ha il suo interesse e non vuole conciliarlo con l'interesse delle altre classi, e poi la peste che genererà in questo ambito, no, una catastrofe non solo sanitaria ma anche umana, come vedremo. Quindi praticamente qui Manzoni, no, vi ricordate, l'abbiamo detto tantissime volte, che il romanticismo italiano assomiglia per certi versi all'illuminismo italiano, no? Manzoni si accosta a questo secolo con l'occhio di un illuminista, nel senso dice guardate come funzionava in maniera folle, no? La politica, l'economia, la società di quel tempo. Vedete, quindi dice l'atteggiamento dell'illuminista, dice il vostro libro, acutissimo, quindi lui esercita la sua critica, nel cogliere irrazionalità, aberrazioni, cioè follie proprio, pregiudizi e ingiustizie. E quindi praticamente lui è come se dicesse adesso noi siamo così come siamo, divisi sotto una potenza straniera, non liberi ovviamente, quindi, perché tutto è nato lì, è nato 200 anni fa da questa situazione, che è stata una specie di Big Bang dei nostri problemi anche attuali, insomma. E lui tra l'altro scrive I Promessi Sposi quando invece, guarda caso, in Italia qualcosa si muove. 1821 ci sono i primi moti liberali, che vuol dire, forse o l'avete studiato o lo studierete in storia, dove insomma una parte della società italiana cerca di prendere in mano il proprio destino e cacciare via gli austriaci e lavorare per l'unità del nostro paese. Purtroppo nel 1821 questi moti poi falliranno in effetti, però lui comincia ad annusare nell'aria che qualcosa si può muovere, che quindi quella situazione che lui critica, no, aspramente a partire dal 600, possa cambiare. Quindi insomma questo è il bilancio a cui siamo arrivati prima di tutti. Manzoni risale al passato, a quel passato però, al 600, per cercare le radici dell'arretratezza in cui si trova l'Italia presente. Quindi ecco qua svelato il mistero del perché proprio il 600, no? Poteva inventarsi una storia ambientata durante l'impero romano, no? Invece no, lui ha scelto un secolo straordinariamente simile purtroppo a quello che è l'Ottocento. Se ci pensate, l'Italia non è ancora libera, l'Italia è ancora divisa, al posto degli spagnoli due secoli dopo ci sono gli austriaci, ma insomma la situazione, no, dal punto di vista del nostro paese, insomma, non è cambiata tantissimo. Quindi forse, come diceva prima Alessandro, forse per non parlare, no, direttamente dell'Italia di oggi, diciamo di oggi del suo tempo, e quindi incorrere poi nella censura austriaca, lui fa questo discorso legato al 600, no? Potrebbe anche essere questa la motivazione. Però, ripeto, da quello che si dice nel romanzo, esce fuori con molta forza che nel 600 lui individua proprio le origini dei nostri problemi attuali. Bene, io qui vorrei lasciare il più spazio possibile al vostro compitino, quindi mi fermo qua perché poi qui si introduce un discorso molto interessante
Perché in pratica si dice una cosa che poi riprenderemo nella prossima puntata, cioè ok, no, il 600 viene visto in maniera negativa, no? Cioè, beh, diciamo, è la pars, come si dice in termini colti, la pars destruens, no? del romanzo, cioè nel romanzo esce fuori un secolo, che è il 600, terribile, ingiusto, l'abbiamo già sentito dire da Manzoni, però lui che cosa proporrebbe, no? Qual è il suo ideale? Il suo ideale di società per l'oggi, per il presente. E in effetti esce fuori anche questo da alcuni suoi interventi dentro il romanzo. Però, visto che sto parlando di questa cosa, qui chiudo, ricordiamoci che il narratore dei Promessi Sposi è un narratore onnisciente. Dovreste sapere che cosa vuol dire, no? Vuol dire che praticamente lui riesce a penetrare addirittura nel cervello dei suoi personaggi, quindi ce ne racconta le sensazioni, le emozioni, i pensieri addirittura, e lo fa dall'esterno, chiaramente, perché il narratore onnisciente non è uno dei personaggi della storia, chiaramente. E terza e ultima cosa, molto spesso, e Manzoni sicuramente lo fa, il narratore onnisciente poi, durante il racconto della sua storia, si lascia andare anche a giudizi, no? a interventi critici rispetto alle azioni che ci fa vedere e anche rispetto a certi personaggi, insomma. Cioè, voglio dire, quando lui dice che Don Abbondio è un migliacco, beh, è uno di questi interventi a gamba tesa, no? Del narratore che interviene nella storia giudicando, criticando, no? E dando una sua opinione, diciamo così. Quindi ecco, quando Manzoni nei Promessi Sposi è il tipico, come dicevo prima, narratore onnisciente. Bene, io oggi finirei qui.